Buona serata, nuovo appuntamento con l'informazione su Telestense. Molta cronaca questa sera, cominceremo tra pochissimo proprio con un fatto di cronaca giudiziaria, ma parleremo anche di un'aggressione avvenuta in carcere a un agente della polizia penitenziaria e anche di furti avvenuti a Porto Maggiore. Tra le altre notizie però parleremo anche di SPAL, perché oggi è stata una giornata importante, tutti in coda per gli abbonamenti e per le prelazioni. Vi mostreremo alcune interviste realizzate in mattinata da Alessandro Sovrani. Ma come dicevo, partiamo da un caso molto importante, quello delle rapine in villa. Questa mattina si è tenuta l'udienza preliminare per due dei componenti della banda di Igor e anche lo stesso Igor sarà processato in qualità di latitante il 13 dicembre. Vediamo. Due abbreviati per Ivan Paidek e Patrick Ruzzo. Un rito ordinario invece per Igor Vaklavic, ma conosciuto dalla procura estense come Norbert Fehr. E quanto ha deciso oggi il GIP Piera Tassoni per i due componenti della banda che con Igor, da un mese dichiarato latitante, seminarono violenza e terrore in provincia di Ferrara nell'estate 2015 per le rapine commesse in ville, culminate con quella che vide l'uccisione di Pierluigi Tartari. In aula sono arrivati Ruzzo, assistito dall'avvocato Patrizia Micai, e Paidek, difeso dall'avvocato d'ufficio Alessandro Montanari. Il grande assente invece è stato Igor, che tuttavia per il GIP dovrà essere processato con rito ordinario a partire dal 13 dicembre. Ruzzo e Paidek invece verranno processati con gli atti fino ad ora raccolti. Il processo sarà dal 26 di ottobre. Il giudice Tassoni inoltre ha respinto tutte le richieste delle difese di effettuare l'abbreviato con condizione. Paidek infatti avrebbe richiesto la condizione di riascoltare un'altra vittima delle rapine, Cristina Bertelli, che fu aggredita con un suo parente anziano. La Bertelli ha sempre affermato di essere stata violentata quando la banda arrivò nella sua casa di Coronella. Per Ruzzo invece il suo avvocato Patrizia Micai ha nuovamente ribadito al giudice che per il giovane, prima di essere giudicato, serve una perizia psichiatrica, visto che fino ad ora il suo assistito ha ricevuto solo consulenze psicologiche. Con i componenti della banda di Igor questa mattina in aula c'era anche una loro vittima, Alessandro Colombani. Colombani fu aggredito il 26 luglio di 2 anni fa mentre rientrava nella sua casa di Villanova. Oggi non si è costituito parte civile, ma con il suo legale, Cristian Corvini, si è voluto presentare lo stesso per fornire la massima collaborazione alla pubblica accusa, rappresentata dal PM Titta Ferrante. Abbiamo tempo fino ad ottobre per valutare se costituirci parte civile, ha detto oggi il suo avvocato Cristian Corvini. Per quella data valuteremo cosa fare, ma se sarà necessario fornire un nostro contributo più incisivo, lo faremo. E quindi, come avete sentito, questa mattina, oltre ai due componenti della banda di Igor, in aula c'era anche una vittima che ha reso la sua testimonianza. Ai microfoni di Telestense, Alessandro Colombani, vittima della banda il 26 luglio di 2 anni fa, sfida Igor. Sentiamo come nel servizio. Sono qui oggi, nonostante il lutto che sto vivendo per la mia mamma che è mancata 10 giorni fa, soprattutto per lei, perché l'ho salvata quella notte, perché io le ho prese, lei non avrebbe sopportato le botte che me ne ho dato a me, e l'ho salvata. E comunque, ripeto, questa volta Igor, ti ho fregato io. Alessandro Colombani sfida Igor e ai microfoni di Telestense dice di sentirsi una persona fortunata perché il 26 luglio di 2 anni fa avrebbe potuto fare la fine di Pierluigi Tartari, di Davide Fabbri e Valerio Verri. Ma lui, dopo 6 mesi di cure, ce l'ha fatta e oggi in tribunale si è voluto presentare per raccontare alla corte la sua atroce esperienza. La banda di Igor, infatti, quella sera, mentre tornava a casa nella sua abitazione di Villanova, lo stava aspettando. E questa cicatrice è la prima bastonata che ho ricevuto in testa. E ho chiuso la macchina, sono uscito dal garage. Mentre uscivo dal garage mi hanno aggredito alle spalle e mi hanno immediatamente bastonato senza chiedermi nulla. Nessuno ha parlato, nessuno diceva nulla e nessuno chiedeva niente. Mi hanno massacrato di botte, io istintivamente ho abbassato la testa per proteggermi la testa perché mi bastonavano in testa, mi hanno spaccato la mano al quarto dito e al metacarpo, infatti la mano sono stato operato ma non si chiude più. Nel portafoglio aveva 70 euro, la sua vita, dice, quella sera valeva solo quei pochi soldi lì. Essere bendati è stata la cosa più orribile, oltre alle bastonate è stata proprio la cosa più orribile perché non sai chi sono, senti solo delle persone che ti girano intorno, ma non sai che cosa hanno in mano, non sai cosa vogliono, non li vedi in viso, non puoi urlare perché sei imbavagliato, non puoi muoverti perché sei legato, e sei alla loro mercé.
potevano fare di me tutto quello che volevano, uccidermi, violentarmi, torturarmi. Cioè non sei più una persona, non sei più un essere vivente, non sei più nessuno, non hai più una dignità, devi solamente sperare che ti lasciano vivo. Gli chiediamo che cosa spera dunque dalla giustizia e lui risponde così. Spero che la verità sia questa e spero che abbiano un'altra condanna, perché la condanna ce l'hanno già, però più condanne hanno e forse meno permessini avranno un giorno. E questo è quello che voglio e sono qui oggi per questo. Perché non mi sono mai fermato né sui quotidiani né anche le trasmissioni televisive che mi hanno invitato. Sono sempre andato perché non ho paura di parlare, perché è giusto che le persone parlino, è giusto che le persone sappiano, è giusto che le persone siano a conoscenza e perché qualcosa deve essere cambiato. Perché non è giusto che esistano delle leggi che tutelano gli aggressori e non le vittime. Perché se io ad esempio vado a casa mia e trovo un ladro malvivente e riesco a chiudere la chiave senza fargli niente, io vengo denunciato per sequestro di persona, ma sono a casa mia, sono veramente a casa mia. Queste cose devono essere cambiate. Cioè la legittima difesa non intendo per ammazzare uno che entra dal cancello, perché questo no, questo non lo voglio, non vorrei neanche che le persone si armino, perché a monte dovrebbe esserci qualcosa che eviti che le persone si armino, perché non ho preso nessuna arma, non ho preso niente, non ho comprato nulla di niente. Perché sono convinto che se uno ha un'arma prima o poi la usa. E dopo questa testimonianza molto forte torniamo a una notizia di cronaca di questa mattina, perché all'Arginone di Ferrara c'è stata ancora un'aggressione, questa volta ai danni di un agente della polizia penitenziaria. Per il SAPPE, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, è la riprova che il sistema carcere vive momenti di assoluto fallimento. Ancora disordini nel carcere di Ferrara, dove stamattina un detenuto di nazionalità italiana ha aggredito un assistente della polizia penitenziaria lanciandogli degli sgabelli. L'uomo, che si trovava nel reparto riservato ai collaboratori di giustizia, avrebbe innescato la discussione per futili motivi. È la riprova che il sistema carcere vive momenti di assoluto fallimento, dove a comandare sono i detenuti più pericolosi, denuncia il SAPPE, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, che punta il dito contro la cosiddetta vigilanza dinamica. Un modello organizzativo che vede nel capo area e quindi nel comandante di reparto autonomia gestionale, ma che per il SAPPE obbliga ogni agente penitenziario a gestire tra i 100 e i 120 detenuti. Un monito, quello del SAP, è ancora più accorato se la questione riguarda la struttura di via dell'Arginone, dove la comunicazione tra sindacato e direzione dell'istituto sia alquanto deteriorata ed è praticamente inesistente. 10 giorni fa la vicenda dell'aggressione a 2 agenti di polizia penitenziaria e il punto sul servizio interno che disciplina le attività dei detenuti, definito dal sindacato inadatto a garantire un corretto mantenimento dell'ordine di sicurezza nei reparti del carcere. Un appello, quello del SAPPE, diretto all'amministrazione penitenziaria, avente come obiettivo quello di migliorare le condizioni lavorative degli agenti e del personale che vivono e lavorano nel carcere di Ferrara. E rimaniamo sulla cronaca, hanno intimato l'ALT ad un'auto durante un posto di blocco nei pressi della stazione ferroviaria, ma la vettura con una brusca manovra è fuggita veloce, innescando così un inseguimento con i carabinieri. È successo ieri a Porto Maggiore, dove militari del nucleo operativo e radiomobile hanno bloccato ed arrestato in flagranza di reato un trentenne residente nella provincia di Torino. L'uomo si trovava a bordo dell'auto insieme ad altri complici che invece sono riusciti a fuggire nelle campagne portuensi. I militari durante la perquisizione dell'auto, che aveva una targa falsificata, hanno trovato attrezzi per lo scasso, cappelli e stoffa per nascondere il volto e radio, altre targhe false e portatili sintonizzati sulle frequenze delle forze di polizia. Al momento non sono arrivate denunce per furti o altri reati, ma le circostanze riscontrate, spiegano i carabinieri, fanno presupporre che la banda stesse per commetterne. Durante l'arresto è nata una colluttazione tra il trentenne ed un carabiniere. Quest'ultimo è rimasto lievemente ferito per colpa di una forte contusione al braccio e alla mano. Il trentenne, con dei precedenti per rapina, è stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale, uso di targhe false, possesso di arnesi atti allo scasso ed utilizzo di apparecchiature atte ad intercettare conversazioni radiofoniche delle forze dell'ordine. Ed ora è in attesa il giudizio direttissimo. Questo è appunto la notizia di cronaca su cui torneremo anche più tardi, ma adesso invece parliamo di un caso che riguarda
una frazione di Ferrara, ovvero Marrara, perché gli assessori Modonesi e Merli hanno fatto un sopralluogo ieri pomeriggio appunto a Marrara con l'obiettivo di valorizzare la località che presenta segni di degrado. La richiesta parte proprio da alcuni residenti del paese. Vediamo. Rivitalizzare le periferie con nuove iniziative e investimenti. È quello che chiedono gli abitanti di Marrara, i quali, attraverso una petizione consegnata recentemente in municipio, hanno richiesto all'amministrazione di intraprendere interventi che possano ridurre il degrado di edifici storici, quali l'antico palazzo comunale, e valorizzare il parco che affianca il corso del Po di Primaro. Gli assessori Aldo Modonesi e Simone Merli hanno risposto con un sopralluogo nella frazione a sud-est della città. Le richieste sono quelle di immaginare un parziale ripristino e una riduzione di quella che è la limitazione oggi legata alle ordinanze che sono state fatte qualche anno fa. Il palazzo è inserito nell'elenco dei beni sui quali faremo interventi post sisma, oggi è tra quelli che non è ancora stato finanziato perché naturalmente abbiamo dato priorità nei primi giri di finanziamento a altre strutture che come musei, biblioteche, e ci siamo concentrati su quello, però insomma abbiamo 750.000 euro disponibili e faremo il progetto di il consolidamento strutturale naturalmente del palazzo in modo da eliminare definitivamente quelli che sono i rischi di crollo. Nel frattempo abbiamo deciso di fare una serie di piccole verifiche che ci porteranno a ridurre quella che è oggi la zona chiusa, a riportare il bus su quello che era il suo tragitto tradizionale, e faremo altri piccoli interventi che ci sono stati richiesti dai cittadini legate a, sempre al trasporto pubblico, quindi con nuove pensiline e di sistemazione delle zone verde e delle caditoie. Questo è uno dei tanti sopralluoghi che facciamo in verità nelle frazioni della città, perché insomma abbiamo a cuore il fatto che non solamente le parti della città più abitata venga seguita. Per noi è comunque molto importante questo, che ci consente di mantenere un rapporto diretto, e credo anche che i cittadini sappiano insomma che nel momento in cui non c'è necessità, davanti alla nostra massima possibilità, noi cerchiamo di intervenire e di farlo anche nei tempi più brevi possibili, tenendo conto delle risorse che abbiamo a disposizione, individuando anche quelle che sono le priorità per evitare di spendere delle risorse da dove non devono essere spese. E torniamo ancora sulla cronaca. La Guardia di Finanza di Ferrara, su ordine del Tribunale del Capoluogo Estense, ha sequestrato beni immobili per un valore di 2.300.000 euro intestati a un cittadino straniero iscritto dalla Procura della Repubblica nel registro degli indagati per il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Il destinatario della misura è un designer del settore della moda che lavora sia in proprio sia per conto di maison di fama internazionale. Le indagini di natura fiscale hanno permesso di accertare che lo stilista aveva dichiarato di risiedere fisicamente all'estero, mentre di fatto aveva stabilito la sede principale della sua attività in Italia e precisamente a Ferrara, dove aveva costituito il proprio studio di creazione. Le provvigioni percepite non dichiarate nel periodo che va dal 2012 al 2015 ammontano a 5.400.000 euro. Cambiamo argomento, parliamo di un appuntamento che si terrà sabato. Sabato appunto si terrà a Ferrara la Sound Bike Parade. Si tratta di un percorso in bicicletta che terminerà al parco urbano per festeggiare simbolicamente quello che sarebbe stato appunto il 30° compleanno di Federico Aldrovandi. Sentiamo. Il 17 luglio 2017 Federico Aldrovandi avrebbe compiuto 30 anni. Sono passati quasi 12 anni dalla sua scomparsa, che avveniva il 25 settembre 2005, ed i suoi amici hanno deciso di ricordarlo con una street parade, una sorta di festival di musica elettronica a cui Aldro aveva partecipato a Bologna. La versione ferrarese si chiamerà Sound Bike Parade, si terrà sabato 15 a partire dalle 19 e al posto dei carri dove viene suonata la musica i partecipanti utilizzeranno le biciclette, partendo dal sottomura di Via Baluardi per arrivare al Parco Urbano Bassani e da lì proseguire con un DJ set fino a mezzanotte. Il percorso è di quasi 6 km e si potrà partecipare a piedi o in bicicletta. La durata stimata del percorso è di circa un'ora. Torniamo a occuparci del crack Carife. Sono quasi 800 le parti che si costituiranno parte civile nel processo che si terrà il prossimo 20 settembre per gli imputati appunto del crack Carife. Il processo, data la mole di persone che si sono costituite parte offesa, è stato disposto dal presidente del Tribunale di Ferrara, Rosaria Savastano, che si dovrà tenere nella sala del Centro Sociale di Ponte Lagoscuro, ovvero il Quadrifoglio.
Adesso invece andiamo a Comacchio, perché dopo il fortunale di due giorni fa sul litorale comacchiese si fa la conta dei danni e intanto il comune specifica che erano di proprietà privata buona parte dei pini caduti al Lido di Spina. Erano in buona parte di proprietà privata e non comunale i pini caduti martedì al Lido di Spina durante il fortunale che ha messo in ginocchio il litorale di Comacchio. A renderlo noto è il comune stesso, che a pochi giorni dal secondo evento atmosferico estremo che ha colpito la costa, informa sulle modalità di risarcimento danni se causati dalla caduta di arbusti del verde pubblico. Le domande vanno presentate all'ufficio contenzioso del comune di Comacchio, con descrizione dei fatti e dei danni e corredate di documentazione fotografica. Gli uffici comunali competenti, ovvero il Servizio Ambiente e la Polizia Municipale, effettueranno sopralluoghi mirati tesi a riscontrare l'effettiva proprietà delle alberature. Tramite i profili social, il Comune invita i diretti interessati di informarsi ai numeri 0533 310 169 per il Servizio Ambiente e 0533 310 110 per il Servizio Contenzioso. Torniamo a occuparci di un altro tema molto delicato, quello dell'immigrazione e dell'accoglienza profughi, su cui c'è sempre tensione molto alta tra Europa e Italia. Ne abbiamo parlato con Alessandro Somma, ordinario di diritto comparato del nostro Ateneo. Ci sono programmi, in questo caso il programma di cui si discute molto in questo periodo è il programma Triton, che è un programma che prevede la raccolta e il salvataggio dei migranti che poi sono tenuti però a essere consegnati nei porti italiani. Esattamente come all'epoca in cui era aperta l'altra rotta, la rotta per cui si passava dalla Turchia e poi dalla Grecia, il programma che allora era stato immaginato serviva per portare poi tutti i profughi nei porti greci. Insomma, è un'Europa che interviene poco, che cerca di lasciare ai paesi i problemi delle migrazioni, ma in fondo l'Europa ha lasciato solo anche la Germania con i siriani o la Germania negli anni 90 con chi veniva dai paesi dell'est. La Germania sicuramente ha avuto i suoi problemi, però è anche vero che per la Germania si è trovato un accordo con la Turchia che ha in qualche modo fatto da diaframma, insomma, per quanto riguarda una delle rotte di arrivo dei profughi. Assolutamente, la Germania pensava di trarre beneficio dall'afflusso di siriani, quando si è accorta che il fenomeno diventava eccessivo, ha fatto mobilitare l'Europa che si è accordata con il regime autoritario di Erdogan e in effetti quella rotta è stata chiusa, anche se i greci continuano ad avere notevoli problemi. Con l'Italia evidentemente per il momento non c'è nessun ritorno, anzi si dice al contrario che in un modo o nell'altro questa missione sia stata un po' concordata come contropartita per una maggiore flessibilità, no? È un po' l'argomento di questi giorni. Io francamente sono molto poco scandalizzato da questa cosa, non perché non mi scandalizzano gli scambi flessibilità contro una certa politica dei migranti, ma perché da molti anni a questa parte è tutto uno scambio flessibilità contro qualcosa, no? Jobs Act contro flessibilità, persino la riforma costituzionale inizialmente doveva essere l'abolizione del Senato, era considerata come una contropartita per la concessione di flessibilità. Insomma, questa Europa fa qualsiasi cosa per difendere i mercati e fa qualsiasi cosa per dimostrare ogni giorno sempre di più che non è interessata ai diritti umani. Dunque le parole e l'opinione del professor Somma, ma adesso invece tocchiamo un altro tema delicato, quello del cancro. In Italia ogni giorno circa 1000 persone ricevono una nuova diagnosi di tumore. Il più frequente nel totale di uomini e donne è quello del colon retto. A Ferrara, responsabile del registro tumori all'interno dell'ASL, è il dottor Stefano Ferretti, che abbiamo intervistato insieme a Claudia Sant'Angelo, presidente dell'associazione Vivere Senza Stomaco Si Può. Sentiamo. Questa prognosi, questa sopravvivenza, probabilità di sopravvivere a 5 anni che è intorno al 30-32%, in realtà si compone di due fattori molto diversi tra di loro. Il tumore in fase iniziale guarisce in oltre il 90% dei casi, il tumore in fase avanzata molto di meno, quindi un intervento
intanto per evitare tutte le cause che possano favorire l'insorgenza della malattia, e sono moltissime, perché non c'è solo l'Helicobacter pylori, c'è la dieta, c'è il fumo e ci sono tante altre cose che si possono fare e che vanno bene non solo per il tumore dello stomaco, ma per la maggior parte delle malattie tumorali e anche delle malattie cardiovascolari e respiratorie. Per cui non si deve pensare soltanto alla diagnosi precoce come possibilità. Importante è il discorso che si dà prima di nutrizione come prevenzione, sì, come stile di vita, eccetera, eccetera. Se però andiamo a parlare di nutrizione come prevenzione secondaria, diventa un problema, soprattutto per chi è senza stomaco, perché non ci sono molti specialisti, cioè medici o dietologi specialisti in gastrectomizzati, e questo è riconosciuto anche dai nostri oncologi, che peraltro si stanno ponendo in modo molto deciso questo tipo di problema, assolutamente. E vi ricordo che l'intervista in onda nella rubrica Tu per Tu andrà in onda venerdì alle 22:20, ma è visibile anche on demand sul canale YouTube di Telestense. Adesso invece parliamo di abbonamenti SPAL. In centinaia questa mattina si sono presentati allo stadio per il primo giorno di prelazioni con lunghe code. Tra un attimo vedremo le interviste, ma intanto ricordiamo anche che proprio oggi Luca Mora ha rinnovato fino al 2020. Dicevo, questa mattina c'era anche Alessandro Sovrani, tante persone comuni, ma cominciamo da, diciamo, un personaggio noto, Andrea Poltronieri, che era uno dei vari che questa mattina ha rinnovato l'abbonamento. Sentiamo. Poltro, stai sbuffando? Allora, questa qua è la mia tessera del tifoso, l'abbonamento l'ho fatto nel 2013, però non vorrei sbagliarmi con la tessera dell'IKEA perché è uguale, dello stesso colore, rischio di stare qua. Facciamo pubblicità. Vabbè, che se ne frega, rischio di stare 6 anni qua in coda per niente, però dai, sono fiducioso, sono le 11, secondo me ne sta facendo uno all'ora, secondo me si può fare. Do un consiglio, un megafono per dire i numeri come al bingo e un display per magari quelli dietro per far capire a che numero siamo. Magari nei prossimi giorni uno è agevolato, però dai, ci sta, va bene. C'è anche un bomber qui in coda, Diego Grassi, hai detto no, io voglio rivedere la mia SPAL, perché tu hai anche giocato nella SPAL, lo dobbiamo ricordare, oggi sei qui come tutti i tifosi in coda. Sì, sì, sono in coda, sono già passate 2 ore e mezza, penso che ne passeranno almeno altre 2, quindi insomma siamo qua, al caldo. Vale la pena. Sì, ormai siamo qua, sì. Non saresti mai aspettato di vedere la SPAL a questi livelli? No, direi proprio di no, direi proprio di no. Diciamo, è una sorpresa, però molto piacevole, quindi speriamo di avere una stagione con delle soddisfazioni. Questa è la cosa più importante. Cosa si prova a vedere la SPAL in Serie A? Anzi, non l'abbiamo ancora vista. Quando la vedremo poi sapremo che emozione si prova. Cosa avete provato l'anno scorso? Tanta emozione, tanta felicità. Una cosa nuova anche la B alla fine. Tanta emozione? Sì, tantissima, è stato emozionante anche l'anno scorso e aspettiamo l'anno nuovo. Vale la pena fare questa coda? Sì, vale la pena, però un po' di sedie qua ci volevano. Probabilmente anche qualche beef, qualche birra. Anche un bottiglie d'acqua, perché qui noi vecchietti stiamo svenendo, hai capito? Comunque tutto ok, dai, speriamo di far presto, va bene? E forza SPAL! Tutto ok, la fila vale la pena, è caldo, però insomma questa SPAL bisogna aiutarla. Grazie. Io lo faccio per mio nipote. Sono venuto. La nonna che fa l'abbonamento per il ragazzino, giusto, perché abbiamo bisogno delle nuove leve. Perché è a lavorare in Germania lui, quindi non è qui presente per fare l'abbonamento. Quindi nonostante sia in Germania, lui dice, io quando torno in Italia voglio venire alla SPAL. Poi rigorosamente in curva. E dopo queste interviste vi ricordiamo però anche gli ultimi aggiornamenti, perché l'ultimo numero chiamato oggi è stato il 662, domani finiranno quelli distribuiti oggi e non ne distribuiranno di nuovi, poi nuove distribuzioni dalle ore 6 di sabato mattina. Adesso invece parliamo di musica, di appuntamenti per i prossimi giorni, perché dal 16 al 31 luglio torna al chiostro di Santa Maria della Consolazione di Via Mortara l'ormai tradizionale appuntamento estivo di Night and Blues organizzato dal Rione Santo Spirito. Ce ne ha parlato uno dei supervisori organizzativi, ovvero Gabriele Mantovani. Night and Blues è un evento organizzato dal Rione di Santo Spirito ed è nato nel 2003,
perciò quest'anno facciamo la 15ª edizione, ed è nato per far conoscere soprattutto il chiostro di Santa Maria Consolazione, che è la sede del Rione Santo Spirito. Nacque da un'idea mia e di Paolo Bertelli, che penso che i musicisti di Ferrara conoscono, un bravissimo armonicista, che una sera, vedendo il chiostro, Paolo disse: ma qui perché non ci facciamo delle serate musicali? E da lì è partito tutto. Eravamo tutti e due in circoscrizione quando c'erano le circoscrizioni, e da due serate siamo passati poi a 4, 6, 8 e fino a 18. Quest'anno ne abbiamo 16. 16 serate di buonissima musica in un bellissimo ambiente, con una bellissima scenografia, perché curiamo tantissimo anche l'aspetto proprio della coreografia della sera, cioè non è solo musica, non è solo cibo, perché abbiamo anche il ristorante dovuto all'esperienza della Città Magica del Balloon Festival, ma è un tutt'uno, ecco, un qualcosa di inimitabile. Allora, è difficile, immagino, riassumerlo in poche parole, però possiamo anticipare qualche evento clou di questi 16 giorni? Beh, nella sua storia, naturalmente dal titolo, Night and Blues ha proposto più che altro delle serate blues, però piano piano abbiamo fatto abbiamo contaminato, ecco, diciamo, il nome, poi il blues vuol dire tutto, e tutte le musiche comunque portano al blues. Ultimamente abbiamo portato nella nostra organizzazione, nella nostra rassegna, tantissimi tributi. Riproponiamo, ecco, una cosa che volevo proprio far presente, è che molte volte ci viene chiesto, proprio al termine del concerto, di riportare quella band, quell'artista, anche nell'anno successivo. Questo ha fatto in modo che alcune serate siano diventate proprio un appuntamento del mese di luglio, della estate afosa della città di Ferrara. E quindi ricordiamo poi tutti gli appuntamenti, potete leggerli anche sul nostro sito telestense.it, e ricordiamo che Night and Blues avrà una collaborazione anche con Avis. Siamo in chiusura, oltre al nostro sito vi ricordo anche le nostre pagine Facebook, Twitter e YouTube per seguirci, e quindi rinnoviamo l'appuntamento per domani sera. Grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata.